autostradă. Esta notte stam insieme a nata volta, sola musica ci tene compagni. Rindo scure na corsia. Autostrada, esta vita che non ha mai capito. Tanta gente che ti fa senti chiuso. Sempre su, sempre su. E camminerò fino a quando cano chiesa sole. E camminerò fino a quando incontri chi li sta amore. Su può morire, su tu può sentire, su può capire, su può restare sempre, su può guarire, su può soffrire, su può volare, su può campare. E nessuno mi fa ancora compagni, come l'onda desta via. Ma chi sa dove sta, io ti abbraccio quando torna a sera. Quando faccio un bar, un pensiero che ti fa paura. Su può capire, su può restare sempre, su può guarire, su può soffrire, su può volare, su può campare, su può morire, su può sentire, su può capire, su può restare sempre, su può guarire, su può soffrire, su può volare. Come sempre con voi al solito appuntamento fisso ogni domenica con questo grande programma Napoli con Nick Reale. Carissimi amici da casa, siamo giunti già alla nona puntata e ce ne manca solo una, quella che purtroppo sta arrivando all'11 novembre 2012. Dopodiché noi ci fermiamo per una pausa, diciamo natalizia, e per poi ritornare nell'anno nuovo con un nuovo programma e con un nuovo progetto, grazie agli studi Vari Musi TV dell'amico Luigi Stufano, il nostro direttore tecnico di studio Romolo Recapito, che ogni settimana ci dà l'opportunità di mandare in onda questo programma a voi a casa. Bene, carissimi amici che ci seguite ogni settimana, io colgo sempre l'occasione, come sempre, di salutare tutta la fascia d'ascolto che ci ascolta da nord a sud, ma non solo, perché noi arriviamo anche al confine, e voglio salutare tutto l'estero, perché il nostro programma arriva anche oltre l'Italia. Bene, carissimi amici, che dire? Io questa sera colgo sempre l'occasione di presentare a voi tantissimi ospiti che ogni settimana vengono qui a trovarmi e che vogliono stare con me, a cantare con me, a portare anche voi a casa la loro musica, e sperando che voi da casa vi divertite. E che dire? Questa sera colgo già l'occasione di presentare qui con me l'amico Enzo.
Enzo, vieni, buonasera. Buonasera. Che piacere, Enzo, rivederti dopo tantissimi anni, come stai? Ma tantissimi anni non direi, un annetto più che altro, un anno e mezzo. Ah, è passato solo un anno? È solo un anno. Io mettevo qualche zero in più, diciamo, no. Uno. Va bene, Enzo, sono passati esattamente solo 365 giorni, niente di più. Come giorni, sì. Sono... Va bene, cosa mi racconti, Enzo? Come stai innanzitutto? Progetto che stiamo avviando ormai, anzi, si è già concluso quello del film, non so se te ne ho parlato, Clan La Resa dei Conti. Beh, io a dire la verità ho perso proprio le tue tracce, perché te proprio... Nessuno mi ha dato nessuna informazione, anche perché io ti cercavo già da parecchio tempo, poi finalmente ho avuto l'occasione di peccarti. Ho detto sì, è lui con questi occhialoni blu o celeste chiaro, bellissimo, è fenomenale, Enzo, carissimi amici. Bene, Enzo, raccontaci un po'. Questo film fatto da 4 puntate, da 45 minuti l'una, sì, che sarà probabilmente trasmessa da Telepuglia, presumo entro gennaio e febbraio del 2013, che mi vedrà, diciamo, attore non protagonista insieme a Luca e Nino Capriati. E mandiamo un carissimo saluto agli amici Luca. Saluto anch'io, veramente una bellissima fiction da vedere, veramente. Noi speriamo che dovrebbe essere Telepuglia, l'emittente o Telenor, una delle due. Comunque, grande lavoro c'è stato. Il titolo lo volevamo già anticipare. Sì, ho detto Clan La Resa dei Conti. Non mancate, perché è importante vederlo. Clan La Resa dei Conti, prossimamente a casa vostra, tratto sempre dal regista e regista Nino Capriati, Nino Capriati e Luca, attori protagonisti, insieme a attori di Montugno. E tu nel ruolo? Io faccio il medico dottor Miracci. Io ti e poi io ho fatto anche la sigla finale, tutto da vedere, diciamo. Va bene, insomma, che dire, e poi agli amici a casa facciamo ascoltare ancora altri progetti futuri che hai, perché adesso so che sei venuto qui a trovarmi per cantare, perché so che mi hai portato delle bellissime canzoni da farmi ascoltare. Certamente. Volevo dire adesso il primo brano che hai scelto per loro. Ma vorrei fare un brano di Domenico Modugno, Tu sei una cosa grande. Che lo dedichiamo a qualcuno? A tutti quanti, quelli che mi ascoltano. Ebbene, dalla voce di Enzo Caputo con il brano Tu sei una cosa grande, in ricordo al grande artista Domenico Modugno, a voi Enzo Caputo con Tu sei una cosa grande. Ci sentiamo dopo. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dille una volta sola che pure tu stai tremando. Cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così grande. Thank you.
stai tremando. Dimmi come va bene con me, con me, con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a così grande. Così una cosa grande, cantata dalla voce di Enzo Caputo, ma che bella interpretazione, carissimo amico mio. Questa è la versione, ovviamente, carissime amici, di Renato Zero, ovviamente il pezzo di Domenico Modugno. Che dire? Facciamo anche un caloroso saluto al grande Renato Zero, che ha interpretato questo brano famoso dell'amico artista Domenico Modugno. Con noi mandiamo il caloroso saluto di cuore da Baggiù. Ciao Domenico, noi ti pensiamo sempre, solo che sei sempre nei nostri cuori. Ebbene, insomma, allora, raccontaci ancora un po' di te. La continua. Po'... Sì, la continua, se stiamo... stai realizzando qualche... Sì, stiamo realizzando sempre insieme ai miei compagni di merenda. Sì. I miei compagni di merenda, Luca e Lino Capriati. Luca anche compagno per quanto riguarda anche delle colazioni mattutine di domenica. Molte volte ci vediamo, anzi quasi sempre, la domenica mattina e ci spariamo un caffè, diciamo così, ove espressivo, chiaro. Ma a prescindere da questo, stiamo producendo veramente un disco, non dico unico, ma un disco di livello, di grande livello. Si chiama Cocktail Napoletano, lo stiamo incidendo in tre, è un progetto che secondo me è valido. E spero veramente che lo possiamo poi portare anche qui in trasmissione, eccetera, vi facciamo vedere anche, diciamo, ascoltare i brani nuovi, inediti, di nostra scrittura, sono nostri. Sei sempre ben accettato, quando vuoi, ormai hai ricevuto il mio nuovo numero di telefono, di cui il 88 314 081. Ne ha avuto una trentina, per la sua carriera. Vabbè. Scherziamo. Va bene, carissimi amici, allora, che dire, Enzo Caputo è questo qui, io ve lo farò ascoltare dopo, perché adesso lui giunge il retro quint, ci sentiamo dopo, Enzo. Faccio riposare le ugole. Sì, puoi riposare le ugole, perché so che hai ancora altre cose da dirci, perché gli amici volevano sapere chi era Enzo Caputo. Io tenevo questo nome e cognome di nascosto, e oggi abbiamo fatto scoprire a noi la tua maschera visiva, chi è Enzo Caputo. Eccolo qui, è tutto un pezzo, perché io so che tu sei anche un grande arrangiatore. Sì, di musica, scrivendo testi e musiche anche da arrangiamenti. Va bene, ne parliamo dopo. Bene, ti lascio a dopo. Ci sentiamo dopo con Enzo Caputo. Bene, carissimi amici, io colgo sempre l'occasione di salutare tutti voi che da casa ci seguite e mando un forte e caloroso saluto di cuore agli amici di Paolo del Colle, del Feeling Pub, di cui Eugenio, Eleonora e Francesco, titolari, che ogni settimana mi accolgono con grande stima e con grande affetto. Vi voglio molto di bene, ma non solo. Sto per cantare a voi il secondo brano che la regia ha già messo in ascolto, lo farvi ascoltare. E che dire, se l'amico Flavio questa sera, che ci viene da Acquario delle Fonti, fonico, ciao Flavio, come stai? Tutto a posto? Vedo che sei impegnato nella regia. Se vi fai partire il secondo brano, a voi a casa, ve lo dedico tutto per voi. Se avessi fatto una tete, quello che hai fatto a me, ma t'avessi acceso, e vuoi sapere perché? Perché in
questa terra. Fermala come a te, non già saprò. Che dire, mi ricorda tanto passato, ma non so specificare,
e continuiamo con il nostro programma Napoli con il Creare, giunti già alla nona puntata, perché stiamo aspettando l'ultima puntata, quella della settimana prossima, che ovviamente poi vi lascerà con il prossimo anno nuovo, con un nuovo progetto, sempre realizzato dagli studi Bari News TV e dal nostro responsabile di redazione, direttore tecnico, Romolo Ricardo. Bene carissimi amici, io colgo sempre l'occasione di salutare tutti voi, ma mi fermo semplicemente sulla città di Napoli, di cui mando tantissimi saluti a un caro amico Nicola e sua moglie Antonietta, che ogni settimana sono collegati su www.livestream.com/creare. Grazie Nicola che da casa segui le mie puntate, so che sei veramente felice che io abbia portato a casa tua questo mio programma e so che ti diverti molto ad ascoltare la mia voce. Bene, siamo giunti già ad farvi ascoltare il secondo ospite di questa serata, di cui viene già da lontano, ma voi lo sapete chi è, io l'ho nominato più volte nelle varie puntate precedenti, ed è lui, direttamente da Grumo Appula, come sempre vi dicevo, eccolo qui Arturo! Ciao. Sì, buonasera! Ciao Arturo, ciao, buonasera, come stai? Io bene, voi? Bene, che cosa mi racconti di bello? Niente, per il momento mi sono infortunato il dito. Tutto passa, non ti preoccupare. Sicuramente si sarà schiacciato il dito fra lo sportello della macchina per venire da me, è vero Arturo? Sì, sì. Sì, perché so che involontariamente, non appena chiuso lo sportello dell'auto, ti sei trovato il dito fra la portella. Vabbè, tutto passa, non senti dolore? Al momento no. Ah, vabbè, non ti preoccupare, è stato il dottore, vabbè. Ok, allora Arturo, che cosa ci hai portato di bello? Se stai facendo qualcosa che ti porterà, dice la telecamera. Niente, al momento sto lavorando al un nuovo CD, forse fra qualche tempo. So che hai avuto contatti con il nostro caro amico Franco Varese, sì, di cui noi mandiamo sì, un caloroso saluto da Napoli con i Crai. Ciao Franco, ciao, ti mondo di bene. So che ti sei sentito con lui perché stai realizzando il tuo primo CD. Sì, è un grande maestro. Quanti brani farai? Penso 10. 10 pezzi? Sì. Inediti o editi? Qualcuno inedito e qualcuno rimodernato. Vabbè, allora, invece stasera cosa ci hai portato da farci ascoltare gli amici a casa? La prima canzone è la canzone dei Tempisti dei Sogni, Piccolo Fiore, che vorrei dedicare ai miei nonni. Bene, ci fa molto piacere ascoltare la tua voce. Grazie. Ok, a te lascio Piccolo Fiore dei Tempisti dei Sogni. A grazie. Voi, Arturo. Che gli occhi tuoi non so il colore, solo che mi fanno impazzire, quando ti guardo mi chiedo se fossi bella guardare con me. Piccolo fiore, dove vai? Grazie.
se per l'amore. È stata la luce degli occhi tuoi. Sono bellissimi, sono il mio cuore. Come si chiama tuo nome? Ma Antonella. Ciao Antonella, la ricreale. Ciao bambini, Jasmine. Anthony. Anthony. Il piccolo, Antonio. Per Monellina, vero? Sì, 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 parecchio. Meno dicessimo volte che le bene, Arturo, allora, io con te adesso, sai cosa c'è? Dimmi tutto. La pubblicità. Ciao, vi volevo ricordare che ogni domenica, a partire dal 9 settembre, per 10 puntate fino all'11 novembre 2012, dalle ore 19.30 alle 21, va in onda il nuovo programma canonico Napoli con Nick Create su www.livestream.com/nickreate, la diretta della tua domenica. Un programma tutto da scoprire con tanti ospiti a sorpresa. Inoltre, per le vostre eventi, messaggi o partecipare al programma, basta solo digitare 388 35 14 081 oppure cercando su Facebook Nick Reale. Vi aspettiamo con la nostra musica a casa tua. Ed eccoci qui con il programma Napoli con Nick Reale, giunti alla nona puntata, perché stiamo già raggiungendo il traguardo infine. Che peccato che vi devo lasciare solo per un po' di tempo e ci rivediamo direttamente all'anno nuovo. E che dire, io arriverò direttamente, velocissimo, a casa vostra con la mia musica e con altri miei amici artisti che sicuramente nell'anno nuovo mi verranno ancora a trovare. Bene, carissimi amici, colgo sempre l'occasione di salutare tutti voi che ci ascoltate ogni settimana, nord, sud, l'estero, ma non solo. In questo momento voglio anche ringraziare
gli amici della Sicilia, l'amico Salvo Conti della DR Conti, www.dr-record.it, che ogni settimana manda gli album di Franco Varese. Se il camera cortesemente mi fa un primo piano, sono due album di cui il titolo Balla con me e Dialogo, che potete trovare sul sito www.dr-record.it, cliccare sul catalogo dischi, trovare Franco Varese, e questi CD sono direttamente online a casa vostra con soli pochi euro. E che dire, ma non solo. Dopo aver salutato gli amici della Sicilia, restiamo sempre in Sicilia e salutiamo RSS, Radio Santo Stefano, dell'amico Enzo Cortelli, che dalla Sicilia ogni settimana manda le canzoni di Franco Varese, sperando che possano raggiungere anche i miei brani quanto prima, perché sto anch'io lavorando per un prossimo CD discografico con la DR Conti e con lo studio Ikebanas di Pino Lo Console di Vitrito. Ciao Pino! Bene, carissimi amici, con l'occasione di presentare sempre a voi l'ospite che mi viene da lontano, l'amico Enzo Caputo. Vieni Enzo, vieni, so che dietro le telecamere tu freddo che vuoi cantare, perché per te la musica è come la strada, è vero? Sì, tu la vuoi percorrere. Tu la corri la musica, la corri perché ci stai sempre sopra, e è vero che con la musica hai raggiunto ottimi risultati. E che dire, insomma, adesso sì, faccio tanti complimenti. Ti ringrazio. Beh, io volevo presentare questa canzone, Sono pazzo di te si chiama. Sì. E la possiamo trovare, la potete trovare su iTunes, è una piattaforma, sì, dove si può scaricare musica in maniera legale. Mi raccomando, prezzo, è importante la musica originale, ricorda, la musica originale fa sopravvivere gli artisti. Se dovesse finire quello, se tutti quanti scaricano legalmente, poi non ci troviamo più. Comunque, questa canzone la potete trovare su iTunes con neanche il costo di un caffè. Comunque sia, la ve la voglio proporre. Peraltro è stata anche incisa su una compilation, Ital Napoli Compilation Volume 2, e quindi sta adesso nella versione MP3. Ma vogliamo precisare anche gli amici, sì, da casa, se possono trovare qualche tuo CD da qualche parte, perché coloro che non adoperano il web oggi è un po' difficile. Se ci sono, sappiamo che ci sono dei negozi di dischi dove possono trovare il tuo lavoro. Sì, anche se i negozi di dischi ormai sono diventati rarissimi, però si può trovare sempre qualcosa. L'Attaccapanni, che ho visto che prima c'è un disco che ho fatto nel 2002, ci sono diversi dischi su Sony Compilation, Ital Napoli Compilation Volume 1 e Volume 2. Adesso, oppure, se non riescono a trovare questi dischi tuoi, facciamo sì che gli amici da casa, sì, possano contattare il 388 35 14 081, mettersi in contatto con me. Certamente. E io ti mando subito un messaggio, perché tu, oltre ai dischi, so che lavori per tante feste. Se desiderate la voce di Enzo Caputo nelle vostre feste primarie, compleanni, matrimoni, comunioni, anniversari, nozze d'argento, nozze d'oro, Enzo Caputo è tutto per voi. Ovviamente, oltre al numero che è sovraimpresso, c'è, sì, anche il mio sito internet www.enzocaputo.com, potete tranquillamente poi contattarmi. Vado con Sono pazzo di te. Dalla voce di Enzo Caputo, Sono pazzo di te. Ci sentiamo dopo. A te, Enzo. Con te ritorna il sereno dopo la pioggia su me. Riecheggia l'arcobaleno, un arco immenso nel cielo, i tuoi colori per me. Io meno te, zero assoluto, quasi un rifiuto che rotola verso una vita che, priva di un senso, è polvere al vento, se ti negassi a me. Io sono pazzo di te, lo dico adesso, dentro nel verso tu sei. Follemente pazzo di te, sei il mio
corso, non sbaglio rotta con te. Dammi la mano che andiamo lontano e poi chiedi quello che vuoi. Vuoi? I sentimenti li rubano i venti, ma noi vivremo di noi. Non dormo con te vicino, il tuo profumo non c'è, ma vedo già l'orizzonte, la tua presenza che arriva, tra un po' sarai qui con me. Io meno te, zero assoluto, quasi un rifiuto che rotola verso una vita che, priva di un senso, è polvere al vento. Se ti negassi a me, io sono pazzo di te, lo giuro adesso, dentro nel verso tu sei, follemente pazzo di te, sei il mio percorso, non sbaglio rotta con te. Nick, caro Nick! Sì, ero qui e ci ho aspettato. Sì, dura poco, eh? Sono pazzo di te, che bella questa canzone. Io veramente sono... Questa canzone ovviamente è scritta, testo e musica, l'ha sottoscritto, è stata pubblicata nel 2006, però adesso la potete trovare, come ho detto prima, su iTunes. Io sono felice che tu sei qui con me, e lo anch'io, che tu, anch'io. Perché anzi, volevo ringraziarti per avermi invitato, come fai in molte cose. Ma era un mio dovere, non potevo non chiudere per l'ultima puntata se non avevo la tua presenza qui con me negli studi Parigi TV, grazie al nostro cameraman Luigi Stufano. E saluto anch'io, ovviamente. Ciao Luigi, è sempre impegnato dietro le telecamere. Dicevo, io sono felice che mi cavate. Molte volte che non posso, non sono, però il fatto che mi pensi, il fatto che mi tieni sempre nel cuore, questo è una cosa fondamentale. Tu sei al di là del valore artistico, del fatto che noi facciamo musica. Tu sei come il sole che scocca i primi raggi del mattino, ti ci vedo come un battito della mia vita. Che ti devo dire, insomma, mi hai trasportato un affetto incredibile fin dall'inizio e io sono fatto così, per dare cuore e anima a tutti. Bene, carissimi amici, va bene, non so a specificare perché tra mezzo c'è una bellissima amicizia. E che dire, Enzo Caputo vi lascia, lo ascoltiamo dopo, e adesso abbiamo l'occasione di ascoltare dopo Enzo Caputo, sì, Enzo vuoi raggiungere il ritmo, abbiamo l'occasione di ascoltare adesso il secondo ospite, di cui ancora la voce di Arturo. Sì, grazie Nicola, sì. Ti sei tolto la giacchetta perché fa un po' caldo. Sì, ho cominciato a fare un po' caldo. Vero, vuol dire che la musica già ti ha scatenato un po' la giacchetta. Sì, mi ha la giacca, diciamo. No, perché so che tu sei adrenalista. Sì, adrenalista, sì. Perché tu la musica, anche tu ne vai pazzo per la musica, ci metti l'impegno, sì, perché io sono veramente contento che anche tu abbia accettato. Io ti ringrazio per avermi invitato stasera. Ma era un mio onore invitarti. Sì, bellissimo. Per quante volte ti ho citato davanti alle telecamere. Per questo ti ringrazio anche. E a casa dei amici dicevano, ma chi è questo Arturo? Lui ci parla sempre di Arturo, ma non abbiamo mai avuto l'onore di conoscere. Eccolo qui, Arturo. E lui, Arturo, non diciamo il cognome, è un po' lunghetto. Sì, Arturo. Sì. Bene Arturo, allora, se vuoi mandare dei saluti a casa, vorrei fare adesso prima che la regia, l'amico Flavio Fonicolato, ti manda in ascolto il secondo brano che ci proponi, qual è? Perché il primo era Piccolo Fiore dei Tristi Tesori, ma adesso so che hai un po' cambiato il genere, dall'italiano sei passato subito al partenopeo. Sì. L'artista? Tomiriccio, come si aveva. Come si aveva, di cui all'amico Tomiriccio mandiamo un caloroso saluto di cuore. Ciao Tomiriccio, da Napoli con il Creare, e mando anche saluti a tutti gli artisti, Carmelo Zappolla, Rino Ferretti, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, il mio idolo del cuore. Ebbene, dalla voce di Arturo con Come sia breve.
Ci sentiamo dopo. Grazie. Passi da dietro, grazie, vieni.
Ebbene, carissimi amici, purtroppo qui è tutto live, c'è questo gioco di microfoni, passo bello, passi per lato, e che è il bello della diretta. Grazie agli studi Mario News TV che ci forniscono ogni settimana la messa in onda di questo programma. E che dire, io vi voglio un mondo di bene, se la regia mi può mandare già il terzo brano a casa. Non trattarmi così male, non guardarmi a testa in giù, non pensare che sia facile ad amare un'altra te. Cambiamento è naturale, abitudine per te, danni senza limiti stai lasciando dentro me. Te ne va, io pago un prezzo speciale amandoti un po' di più. Te ne va, lasciandomi solo a capire dove ho sbagliato con te. Perdonami perché ti dico t'amo ad ogni battito. Se sono con la testa fra le nuvole, se al posto di una stella ho messo te. Perdonami se sono diventato più romantico, sin da suo che vengo male da parole, se in ogni mio pensiero ci sei tu. Dove andrai? Se voglio incontrarti sto male, dimmelo dove andrai. Se non vuoi, il tempo si ferma stasera, non c'è domani per me. Perdonami se basta un tuo sorriso per sorprendermi, se non sei diventata un'abitudine, se ho messo tutto il mondo intorno a te. Perdonami se sono un po' poeta col telefono, se mando fiori come nelle favole, se vivo perché adesso ci sei tu. Perdonami. Sempre dai grandi successi di Gigi D'Alessio, scritto per Francesco Merola, figlio dell'amatissimo artista Mario Merola, di cui mandiamo un grosso saluto da lassù. Ciao Mario. Ebbene, perdonami, lo dedico a tutte le donne che comunque fanno male al cuore. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Vi volevo ricordare che ogni domenica, a partire dal 9 settembre,
per 10 puntate fino all'11 novembre 2012, dalle ore 19.30 alle 21, va in onda il nuovo programma Canotto Napoli con Nick Create su www.livestream.com/nickreate, la diretta della tua domenica. Un programma tutto da scoprire con tanti ospiti a sorpresa. Inoltre, per le nostre dediche, messaggi o partecipare al programma, basta solo digitare il 388 35 14 081 oppure cercando su Facebook Nick Reale. Vi aspettiamo con la nostra musica a casa tua. Pubblicitario, siamo sempre qui con voi, con Napoli con Nick Reale, dopo aver ascoltato il brano Perdonami, interpretato dalla mia voce, scritto da Gigi D'Alessio per Francesco Merola, e questo brano purtroppo non è stato mai pubblicato nei dischi di D'Alessio, ma è un bellissimo brano perché ha avuto solo un'uscita singola qualche anno addietro. Ebbene, io faccio tantissimi complimenti a questo grande artista, Gigi D'Alessio, di cui anche il suo autore, Vincenzo D'Agostino, ciao carissimi amici da Napoli. Ebbene, adesso sto per salutare un carissimo amico che ogni pomeriggio ci fa degustare degli ottimi caffè, degli ottimi espressini, delle paste, e il bar Chimera Caffè dell'amica Cirone Palma, via Gino Priolo 12, Palese Bari, di fronte alla prima circoscrizione. E poi c'è anche lo studio Mario Distributo, dove noi ogni settimana andiamo in onda questo programma Napoli con i Creati. Un saluto va ai grandi titolari Cirone Palma e suo marito Giuseppe e il grande amico barista Gaetano, che ci fa degustare questi ottimi caffè. Quindi amici, venite qui a Palese e degustate il caffè del Chimera dell'amica Cirone Palma. Bene, oltre dopo aver mandato i saluti all'amica Cirone Palma, vi presento a voi a casa il mio CD Cuore d'Angelo, che ha avuto l'uscita già da qualche mese e che potete acquistarlo. Basta digitare il 388 35 14 081. In questo CD troverete esattamente 14 brani del grande artista Nino D'Angelo, ma cantati dalla mia voce. Se siete interessati, questo CD basta digitare il 388 35 14 081 e che dire, vi aspetto numerosi. Bene, grazie Cameraman per il primo piano del CD. Bene, carissimi amici, dopo aver presentato a voi il mio CD Cuore d'Angelo, che potete acquistare, basta digitare il 388 35 14 081, vi arriva direttamente a casa vostra. Ebbene, Enzo, vieni qui, so che fremi sempre le quinte. Tu vuoi cantare, sì. Tu vuoi cantare, cos'altro c'è? Sì, ho preparato un brano di Pino Daniele, bellissimo, che voglio dedicare a tutti coloro che amano la musica napoletana. E so che su questo tuo pezzo vuoi mandare dei saluti a tutti. Sì, volevo mandare degli amici un saluto, un abbraccio di cuore veramente a Cosimo Mastrovito, Cosimo Comes, a Rio Padovano, a Lorenzo Ambroso, Domi, eccetera, eccetera. Voglio veramente... Diciamo metà elenco telefonico, come dice il mio amico, sì. Franco Paese. Però ciao Franco, so che mi guardi da casa con te e tutta la tua famiglia. E niente, io con questi tuoi saluti mando anche saluti a Mimmo Barone, Cosimo Genchi, Franco Genchi, Rino Civelli, Enzo Primavera, Angelo Cavallaro, Nino Fermetti da Napoli, ciao Nino, so che segui molto la mia puntata, e tutti gli artisti. Saluto anche io tutti questi bravissimi artisti. Bene, insomma, la tua voce è Napolè, di Pino Daniele, dedicata a tutti quanti coloro che amano la musica napoletana. Bene, la voce di Enzo Capiuto, Napolè, di Pino Daniele.
Napule mille colore, Napule mille paure, Napule a voce di creatura che sale piano piano e tu sai che non si sole. Napule nu sola mare, Napule adore mare, Napule na carta sporca e nessuno se ne porta e ognuno aspetta sorte. Napule na camminate in te vie miezza late, Napule tutto nu su e a sap tutto mun, ma non zanna verità, non zanna verità. Napule ti tocca, non sanna verità. Napule mille colore, Napule mille paure, Napule a voce di creatura, tu non sai che non sei solo, Napule non sola mai. Napule per voi, Napule per voi. Napule mille colore, del grande Pino Daniele, ma interpretato dalla tua bella voce canora. Grazie. E questo brano, lo sai a chi lo voglio dedicare io? A due carissimi amici di Bitonto, Cinzia Mattia con suo marito e Mara Muschitiello con il suo grande amore. Ciao Mara, noi ti aspettiamo prossimamente come attrice nel nostro film di Franco Varese intitolato Annammolata Mia, prossimamente sui grandi schermi cinematografici e TV. Sapevi che Enzo di questa, sì, che di questo stavi, progetto stavate, di Franco Varese? Che stavate producendo questo, beh, questo film. Piace tanto pure, ovviamente, che va tutto per. Noi continuiamo sempre la nostra strada sul mercato del cinema. Certo. Grazie agli studi Mario News e TV che sono così, sì, famosi, che ci realizzano queste idee, facciamo questo, cioè, e noi ci mettiamo tutti insieme. E infatti, da creativi ci troviamo. E escono fuori questi bellissimi progetti. Cioè. Bene, bene, Enzo, che dire, io ti devo cedere subito, sì, perché so che tu devi correre. Sì, devo correre, devo fare 100 metri stasera, devo riuscire a raggiungere il record. Bene, che dire, Enzo, ci sentiamo dopo. Certamente. Devi cedere il tuo microfono, sì, al prossimo artista. A dopo. Ciao, Nick. Bene, carissimi amici. Io sto per presentare sempre a voi il secondo ospite che questa sera è venuto qui a trovarmi, di cui l'amico Arturo, vieni Arturo, vieni. Sì. Allora, Arturo, cosa ci fai ascoltare adesso? Beh, un napoletano classico, una serie mance. Una serie mance? Una serie mance lo vuoi dedicare? Beh, questo lo dedico a mia moglie.
sarà tua moglie, sì, bellissima Antonella, sì, se sì, ricordo bene. Bella Antonella, tuo marito qui Arturo ti regala una sera maggio, chissà se ti ha conosciuto proprio in quel mese di maggio, se dalla regia può partire il brano una sera maggio, l'ultima, sì, l'ultima cartella, sì, bravissimo, grande fonico Flavio, grazie. Bene, Arturo, ti lascio questo microfono, mi dai questo qui, grazie. Grazie a te. Ci sentiamo dopo. Carissimi amici,
E che dire, dalla voce di Arturo, con le sere magie, che l'ha voluto dedicare anche a mia nonna da casa, con tutta la mia famiglia. E io saluto anche mio papà, mia mamma, mio fratello, mia cognata, la mia piccola nipotina Alessia, la Paola del Colle, e tutti i miei cuginetti e parenti che mi conoscono. Bene, carissimi amici, che dire, se vi fate partire il prossimo pezzo, grazie Flavio, perché non c'è spot pubblicitario, dobbiamo andare avanti. Un brano che io ho sempre adorato e me lo cantava un carissimo amico di cui lui autore, musicista, attore cinematografico, e mando tanti saluti al mio grande amico Sabino Bartoli dell'Area Amara, di cui il regista Mino Barbarese era di nome super enorme qualche anno addietro e continua ancora ad avere tanto successo. Ciao Sabino, a te e con tutta la tua famiglia, ti voglio molto di bene, questo brano te lo dedico veramente con cuore, per quante volte tu me lo facevi ascoltare al pianoforte, avevo appena 5 anni e mi mettevo seduto di fianco a te e ascoltavo le tue dita che arpeggiavano sul piano e mi cantavi questo brano, e io mi innamoravo sempre più. Bene, carissimi amici, io mando sempre tantissimi saluti a tutta la fascia d'ascolto nord e sud, perché noi raggiungiamo anche il confine. Saluto Milano, Torino, Como, Bari, Barletta, Como, ma tante zone limitrofe, città. Bene, allora, c'è la pubblicità, ci dicono dalla regia che c'è la pubblicità e ci vediamo dopo. Ciao! Vi volevo ricordare che ogni domenica, a partire dal 9 settembre,
per 10 puntate fino all'11 novembre 2012, dalle ore 19.30 alle 21 va in onda il nuovo programma canonico Napoli con Nick Create su www.livestream.com/nickcreate, la diretta della tua domenica. Un programma tutto da scoprire con tanti ospiti a sorpresa. Inoltre, per le nostre eventi, messaggi o partecipare al programma, basta solo digitare il 388 35 14 081 oppure cercando su Facebook Nick Create. Vi aspettiamo con la nostra musica a casa tua. Rossano del 1969 che ci ha lasciato troppo giovane, questo grande artista. Ciao Rossano, sei lassù, so che ci ascolti anche tu e che noi siamo ancora qui ad ascoltare anche le tue belle canzoni, le cantiamo pure a casa. Bene, e dopo aver ascoltato Ti voglio tanto bene e dopo lo spot pubblicitario presento a voi il CD di Enzo Caputo. Se il cameraman Luigi Stufano inquadra in primo piano, ma guardate, carissimi amici, dal titolo L'attaccapanni di Enzo Caputo. Ed Enzo Caputo è sempre qui vicino al mio fianco. Vieni Enzo, ecco il tuo CD, Enzo. Ma dove l'hai trovato? A dire la verità, Enzo, ce l'avevo conservato nell'archivio dei miei dischi. Sì, l'ho scavato. E l'ho trovato e ho detto, visto che stasera Enzo è ospite del mio programma, voglio che sempre se hai piacere, certamente, se mi puoi, è stata una sorpresa questo disco del 2002, io sono molto, non ho dimenticato, però era un esperimento veramente, vabbè, però adesso è del 2002, comunque ha un grande successo questo disco, perché so che cammina molto, vero? È un disco per le persone che gli piace una musica particolare, anche perché ci sono diversi brani di Lucio Battisti dell'ultima produzione. Ciao Lucio, tra cui c'è anche una canzone mia. Bene, Enzo, io noto che in questo CD tu come primo brano intitoli Hail di Lucio Battisti, poi la Metro e l'estetica, l'apparenza, Don Giovanni, la bellezza di Giulia. Cosa succederà alla ragazza se di un brano poi per poi, ma io invece mi hai toccato molto con l'ultimo brano di scaletta che è portato a parte di me, che poi ho scritto appunto, però ho messo per l'ultimo. A chi l'hai voluto dedicare? La canzone che si dedica sempre alla persona che in quel momento è importante, e quindi non lo vogliamo dire perché comunque ci sta seguendo da casa, questa persona che è l'altra parte tua, giusto? Bravissimo. Perché tu hai un cuore con due battiti, vero? Verissimo. È vero? Verissimo. Questa canzone la voglio dedicare a Cristian. Poi volevo anche salutare, mi ho dimenticato, un carissimo amico che voi voglio anche tanto bene, Nicola Goffredo. Ciao Nicola. E voglio far ascoltare questo mio brano, L'altra parte di me. Ebbene, dal CD dell'attaccapanni abbiamo scelto L'altra parte di me perché mi piace moltissimo. Vuoi dirmi chi è? Me lo dedica anche a me, carissimi amici. Enzo Caputo con L'altra parte di me. Dopo questo brano Enzo mi deve lasciare perché deve correre a lui. Enzo Caputo con L'altra parte di me. A dopo. Se questo amore si potrà ossidare, sarà
stare lì pronto a riverniciare. E sai cos'è? È che una vita non mi può bastare a compensare ogni momento che io con te vorrei star più a passare. Eppure a volte senti la paura che io vada via da te, che sterili momenti, ma io sono come sai, sarò tutto quel che hai. Io ci sarò, con la mente, col corpo e col cuore sarò una parte di te e lo dirò, anche urlandolo tra tanta gente che sei l'altra parte di me, sei me, sei me, io in te, tu in me, io in te, sei me, io in te, tu in me, io e te. Penso a te e non mi stanco mai di ripensare, ogni momento, istante, ogni respiro che tutti i giorni mi sai regalare. Io e te, indissolubili in un grande mare, dove è troppo facile affondare, ma insieme noi sapremo galleggiare. Eppure a volte senti la paura che io vada via da te, e sterili momenti, ma io sono come sai, sarò tutto quel che hai. Io ci sarò, con la mente, col corpo e col cuore sarò una parte di te e lo dirò, anche urlandolo tra tanta gente che sei l'altra parte di me, sei me, io in te, tu in me, io in te, sei me, io e te, tu in me, io e te, sei me, io in te, tu in me, io in te, sei me, io e te, tu in me, io e te, sei me. Eppure a volte senti la paura che io vada via da te, sterili momenti, ma io sono come sai, sarò tutto quel che hai. Io ci sarò, con la mente, col corpo e col cuore sarò una parte di te e lo dirò, anche urlandolo tra tanta gente che sei l'altra parte di me. Io ci sarò, con la mente, col corpo e col cuore sarò una parte di te e lo dirò, anche urlandolo tra tanta gente che sei l'altra parte di me. Luigi Stufano mi ha ricordato un altro tuo pezzo che te lo faccio fare proprio adesso in chiusura, se ce lo puoi dedicare ancora, qua, ti lascio ancora altri 3 minuti di questa canzone. Scegli tu, scegli tu. Bene, esatto. Carissimi amici, una silenzio spettacolare. Questa canzone scegli tu, vabbè, è una storia grandissima. Peraltro, volevo dire, è la sigla proprio di Clan, la resa dei conti.
della fiction che abbiamo fatto. Questa fiction che state inventando. Sì, la sigla finale cantata però dai tre attori protagonisti, cioè Dino Capriati, Luca e Tony Modugno, veramente perfettamente interpretata, bellissima come l'hanno eseguita. Sono mi associo con i saluti agli amici. E li saluto di nuovo. Bene, Enzo, io ti faccio chiudere la puntata con questo tuo brano, C'eri tu, perché siamo arrivati alla fine. Ma prima di concludere, stati qui con me perché devi farmi ascoltare C'eri tu. Voglio ancora ricordare agli amici l'uscita del CD di Franco Varese, Palla con me, che potete trovare su sito www.dr-record.it, catalogo dischi, cercare Franco Varese, e Franco Varese con un solo clic è a casa vostra. E con questi saluti mando anche un caloroso saluto di cuore, grazie cameraman, all'amico Pino Conso e tutto il suo staff dello studio Ikebanas Studio di Pitritto. E ho dimenticato di salutare una carissima amica, che spero di riaverla nell'ultima puntata della settimana prossima, l'amica Iris con suo marito Salerno. Ciao Iris, so che mi stai guardando da casa. Bene, allora Enzo, questo tuo brano lo dedichiamo a tutti gli amici, tutti quanti a casa. E che dire? E che dire? Noi ci vediamo. Ti ringrazio di nuovo per avermi invitato. Io non so quando ti rivedrò, ovviamente. Avremo modo di poterci rivedere. Ringrazio anche Gino, sempre molto professionale, bravissimo. Gino Stufato, veramente bravissima persona. Il nostro tecnico. E poi tutti gli amici, tutti quanti, insomma, vi lascio. E tutto lo staff. E tutto lo staff che ha collaborato. Bene, Nick Reale e Enzo Caputo vi salutano dal programma Napoli con Nick Reale, ancora la voce di Enzo Caputo con il brano C'eri tu. A voi tutti una buona serata e arrivederci alla prossima. Ciao! Sole di vivo amore a riscaldare le vie del cuore.